Benissimo. No, siamo un po' decentrati perché noi siamo decentrati. Eh sì. Cioè siamo noi decentrati. Oggi vedremo come facciamo per la band con Logic, in questo caso noi dobbiamo fare un check delle canzoni che già abbiamo, perché alcune canzoni vecchie sono uscite un po' fuori dagli standard di qualità attuali che abbiamo, sì, corretto? Sì. Quindi sì, le riprendiamo, vediamo se è tutto a posto e dato che il processo, diciamo, che ci porta a lavorare su queste cose qualitativamente aumenta sempre di più. Esatto. Quindi ogni tanto torniamo indietro, andiamo a prendere le cose, le rivalutiamo, se sono ancora valide, se c'è da fare degli aggiustamenti, eccetera, eccetera. Quindi una decostruzione per capire un po'. Esatto, quindi adesso noi andiamo ad aprire Logic e andiamo a validare un po' di tracce vecchie e andiamo a vedere se è tutto a posto. E spero che questa cosa possa servire sia come curiosità magari per qualche fan che anche tecnicismo per i più nerd che vogliono vedere cosa facciamo e come facciamo. Quindi passiamo ad aprire Logic e via. Ah sì, qua in effetti non c'è molta roba qua in God of Tars, no? Quindi in God of Tars noi cosa facciamo? Abbiamo la nostra traccia di riferimento che viene spostata a meno 1, corretto? Meno un semitono, perché noi suoniamo un semitono sotto rispetto, sì, all'originale. Quindi praticamente noi cosa facciamo? Aggiungiamo una nuova traccia, ci copiamo il file, ci teniamo l'originale qui, God Hates Us meno 1, ok, e qua andiamo a fare transpose meno 1. Adesso vediamo se funziona, perché in genere quando fai così, sì, potrebbe stretcharlo, potrebbe, esatto, in questo caso è andato tutto a posto, perché altrimenti dobbiamo mi pare modificare questo parametro, il flex and follow, dovrebbe, sì, essere l'algoritmo con cui lui converte. Qua tendenzialmente non ci sono grandi cose, ci dovrebbe essere l'intro qui che ci accompagna, perché tutto il resto lo facciamo noi, e probabilmente alcune doppie sulla chitarra che mi armonizzano senza che devo utilizzare l'armonizzatore sulla pedaliera, semplicemente per comodità. Quindi andiamo a controllare che sia corretto. Questo è il click che abbiamo in cuffia quando suoniamo, quindi qua parte Max con l'arpeggio, mi sembra a tempo. Questa qui sì. Cosa non scontata, tra l'altro, perché sugli album di ultima produzione sappiamo che è tutto perfetto, allineato. Poi ci arriviamo. No, anche non è cosa scontata. Sì, sì, diciamo che all'inizio probabilmente non era sempre allineato, perché per questioni proprio di produzione loro. Esatto. Invece adesso sembra quasi una volontà nell'ultimo album fare delle cose un po', sì, a sentimento fuori. Sì. E praticamente qui l'altra parte la faccio io. Questa. Ok, però ovviamente essendo tutte e due in pulito ci serve sotto l'armonizzazione delle chitarre che sale, che avevo registrato e mi sembra corretto, perché questa l'avevo fatta anche recentemente. Ok. Ok. Qua c'è già un cambio di tempo, non so se avete notato che il click velocizza. Sì, sì. Eccolo. Qua sfuma. Basta, tendenzialmente qua non c'è più niente. Qua noi suoniamo praticamente tutto dal vivo. Questa è la parte armonizzata della parte che faccio io live. E qua uguale. Ok. Ok. Non mi sbaglio.
qua c'è la base, perché Max mi fa l'armonizzazione live. Certo, quindi per non lasciare un vuoto sotto. Esatto, e poi gli mettiamo un po' di pancia. Basta, fondamentalmente qua non c'è più niente, finché poi dopo... Qua coda. Poi sì, abbiamo messo gli altri click per rifare l'arpeggio. Sì. Ovviamente a discapito di come fa la canzone. Cioè sì, noi qua live lasciamo il codone e poi negli in-ear abbiamo questi quattro tocchi di click. Il MIDI ci cambia in pulito le pedaliere e volendo possiamo rifare l'arpeggio. Spesso non lo facciamo perché dipende se la canzone è l'ultima o non è l'ultima, ci serve la coda eccetera eccetera, però tutto sommato qua mi sembra tutto a posto. Sì, in effetti qua sono tutte voci, quindi qua probabilmente è più Jake che gli dovrebbe dare un occhio. E qua per esempio questo all'inizio di Gunslinger, questo è Gunslinger, è tutto un po' fuori tempo il loro MP3. Esatto, per riprendere il concetto di prima. Esatto, e quindi di conseguenza noi qua andiamo proprio a click. Cioè, tanto ovviamente anche quando c'è la canzone non è che abbiamo la canzone in cuffia. No, certo. Però diciamo ai fini dell'editing in questo caso qua non abbiamo un riferimento, ma poco ci interessa perché non dobbiamo fare niente. Qui abbiamo il click che ci avvisa che stiamo per... Esatto, questo è il solito metodo che abbiamo noi, ci sono dei punti in cui c'è un pitch diverso, diciamo così, del, sì, del click per darci un segnale. 1, 2, 3, 4 e poi i 4 che introducono 4. Vedi che qua siamo fuori? 5-1. Sì. Ma siamo fuori tono anche qua? Anche qui c'è da mettere a meno 1 la traccia, sì. Eh beh sì, quindi facciamo la stessa cosa di prima. Aggiungiamo, copiamo. Vogliamo far vedere un altro metodo? Anche perché qua secondo me succederà... Proviamolo, secondo me succederà... quel problemino lì. Che già ho visto cambiare la forma d'onda, però sembra essere rimasto allo stesso posto. I transienti mi sembrano tutti... Ok, cominciano lì. Secondo me è tutta una battuta indietro, però vediamo. Vediamo. Questo ovviamente serve a dare un po' di corpo alla voce, perché comunque loro live sicuramente utilizzano o delle backing o comunque hanno sia Zaki che Sinister che cantano, mentre noi abbiamo solo Max che canta, io non so cantare, e quindi esatto, di conseguenza dobbiamo per forza utilizzare questo metodo. La parte che fa lui ovviamente è il cantato, sotto c'è i cori. Sì. Qui poi tra l'altro la difficoltà è anche capire il volume di ogni singola traccia, tipo questi cori sotto probabilmente li abbiamo lasciati per tanto tempo troppo alti che andavano a coprire addirittura la voce principale. E questo poi è il lavoro che dobbiamo fare con Antonio barra... con la normalizzazione che poi faremo su Ableton. Sì. Sì. Qua già siamo fuori, vedi? Questa cosa che Jake utilizza questo... In realtà... Perché queste quattro tracce devono essere trattate allo stesso modo, sono la stessa cosa, capito? Sì, in realtà qui ti spiego perché ovviamente quando le abbiamo registrate eravamo io e lui.
sono su quattro tracce differenti, perché ovviamente armonizzano a coppie. Certo. Però per non mangiare la coda di un tratto prima. Sì, sì, chiaro. Allora abbiamo. Sì, ci sta, ci sta. Però devono essere trattate a cluster, capito? Certo. Cioè il trattamento del certo. volume, dell'importanza di quel blocco è sì. comune. Sì. Quindi lui qua sale, capito? Si inverte e qua fa la bassa. E qua sale. Vabbè, mi sembra a posto. Sì. Hail to the king. Allora. Bene. Qui già c'è più roba. Hail to the king, tra l'altro, è già meno uno. Cioè, nel senso, sì? loro la suonano già con l'accordatura che noi usiamo sempre. Sì. Perché comunque è molto alta. Anche per lui, evidentemente. Queste sono ancora vecchissime impostazioni. Sì, sì. Per farvi rendere conto, sì. Per farvi rendere conto di quanto tempo è passato dall'ultima volta. Era un vecchissimo metodo sì. che utilizzavamo per avere queste stesse basi alle, alle prove. Allora, qua non c'è nulla. Fin qua. Qua c'è la terza sotto, evidentemente. No, no, è sempre una terza. No, questa qua è la tonica, però un'ottava sopra. Mentre lui canta una terza sopra, perché questo ritornello va cantato così. Quindi, cioè, differentemente dalle altre, dove lui fa la tonica e poi la terza la mettiamo in base, in realtà il ritornello è proprio fatto una terza sopra, quindi l'armonizzazione la facciamo al contrario. Quindi qua fa una gin tonica. Vai a fare in culo, salve. Scusate. Vedi, hell to the world. Queste chitarre come sono? Queste mi pare che erano anche recenti. Qua in Max, anche qua facciamo l'armonizzazione e quindi abbiamo bisogno del corpo sotto. L'altra è. Anche a tempo, quando vuoi. Ma ci vorrebbe una bella bottarella, un bel boom. No? Boom. Sì. Uno diverso dai soliti che usiamo, però. Che quelli che usiamo di solito, diciamo che vanno a rompere tutto. Praticamente. Sono un po' invasivi. Qua uguale. Che qua siamo fuori, Tutti i problemi che comunque risolviamo con l'export normalizzato, eh? Esatto. Questo è preso dall'MP3, eh? Non mi ricordo, esatto, stavo pensando proprio questo. Non mi ricordo se le abbiamo prese da tracce. No, questo. Vabbè, ho qualche traccia online. Non le abbiamo fatte fare a qualche sintetizzatore strano. No. Ok, non le abbiamo fatte fare a Microsoft Sam. Qua dove siamo? Alla fine della solo. E dato che io qua rimango fischio e poi rimango l'accordo. Allora ho registrato la parte che non faccio. E poi qua mi inverto, cioè la rifaccio io. Dal vivo ho visto che la fa Zaghi, quindi in realtà potrei anche chiederglielo a Max, però è qua uguale, penso. C'è tanto
Anche questo fa parte del lavoro, ascoltare così tante volte da riuscire a capire tutto. Sembrano banalità, ma... Capire. Allora, Mattel è una delle ultime che abbiamo fatto e quindi direi che siamo a posto. Il Medley 2 dobbiamo fare qualcosa, mi pare che sul Medley 2 non ci siano... No. Contro voci, lo apriamo, lo diamo... Ah no, qualcosina c'è, base, voci... Sono gruppi. Allora, il Medley 2, per chi non lo sapesse, è un medley dell'album Hail to the King che facciamo con varie canzoni. Coming Home, dopo c'è Heretic, This Means War, poi c'è un pezzo di Crimson Day e la fine di Doing Time. Sì. Quindi anche qui, tra l'altro qua devo fare le fiamme, poi parleremo di come facciamo le fiamme. Questo probabilmente la chitarra, perché Max qua facciamo l'armonizzazione. Quindi ci serve. Attenzione qui al cambio. Qua perché non c'è la forma d'onda? Ah, perché è un... Questo è uno dei punti più difficili. Sì, perché c'è un grande rallentamento. Esatto. Beccare. Infatti anche io ci metto quei due click per andare in bolla. Beccare esattamente. Poi su un tempo che uno è proprio andante e l'altro invece è proprio cadenzato. Se ci metti un click ce lo metti per entrare in bolla. Però ci sta, dai. Lo possiamo considerare come un drop del tempo invece che... spezzare una lancia una lancia su questo passaggio vocale, che non è facile, perché senti un po' come fa. Cioè, una scala un po' strana, no? Cioè, mentre canta scende con questa scala un po' così. Bravo. Senti? Figa. E lui ovviamente la doppia, un'ottava sopra. Questa è l'armonizzazione sull'ultima parte della parte che faccio io. C'è tutto un arpeggio e alla fine me lo armonizzo. Quanti cazzo di dettagli. La terza sopra. Anche qua c'è un bel cambio di tempo. Si passa da 138 a 100... Da 137 a 180. Però qua, diciamo, è un 180, però è marciato. Sì. Quindi è più facile, non è ta-ta-ta-ta-ta. Qua è quasi proprio facile seguirlo. Qua è più facile, sì. Sì, tutti sono le cose sospirate che... Ok,
qua uguale, io e Max facciamo l'armonizzazione e quindi ci serve la pancia sotto, se no si svuota la canzone. Pausa. Anche qua c'è l'armonizzazione dell'assolo. Altrimenti dovresti fare 200 suoni in pedaliera per ogni canzone, cioè. No. Qua c'è un due quarti. Sì. Anche questo qui è tutto studiato per evitare tempi morti tra un passaggio e l'altro. Poi non è facile entrare per me, lo sai, su questo coso. Ci metto un po' a... Però vabbè, il click lo sento solo io, quindi capito, me lo riprendo piano piano. Finché non entrano gli altri sono a tempo. E qua non c'è più niente. No, questa è diretta così. Comunque, che se ne dica, che è stato sempre trattato male il batterista di questo album, ma in realtà mi fa divertire. Sì? Mi fa proprio divertire. Guarda cosa. Poi lasciamo stare la resa live, che era un cane, però... Incubo. E come mai cominciano ad esserci già 27 tracce? Sì. Qua ci sono un po' di robe. Adesso, qua il problema è che questa canzone l'abbiamo rifatta e rifatta più volte, quindi la domanda è, queste qua spente sono perché sono obsolete? Sì. Allora togliamole, salvo. Aspetta, perché qua c'è da fare un lavoro di rivista. Tendenzialmente sì, perché comunque vedi che quelle spente sono poi ricalcate da quelle new writ arm, eccetera, quindi sono... sembrano proprio pari, conseguenza direi, ok, sì. Si possono anche eliminare. Vabbè, diamogli un occhio. Allora, questa qua è già meno uno? Dovrebbe. Cioè qua non è segnato, però magari... No, c'è il trasposto perché l'ho importata già. L'hai importata già a meno uno. Allora, quindi questo qua è l'MP3. Sì. E questa qua è l'MP3 tagliato che mandiamo fuori al pubblico. Sì. Questo qui, giusto così, ceni storici, risale al 2018. Ah, infatti c'è ancora il flush qua. Esatto. Quando andavamo a suonare... Lo sciacquone del cesso prima di... Scusami, lo vogliamo rifare un attimo? Ci vuole? Sì, possiamo anche ritagliare l'MP3 e via. Questo qua. Allora, qua per ritagliare ce lo portiamo giù. Sì. E poi qua facciamo Blade, no? Sì. Blade il diurno? Cosa? No, Blade perché su Final Cut si chiama così. Vuoi tagliare preciso? A parte che vabbè, si può tagliare semplicemente su... No, faccio così. Se no ci si può allargare la forma d'onda per essere proprio... Cioè io farei così e al massimo... gli diamo proprio un pelo di fade out qua e basta. Anche perché entriamo così forti che... Ho sbagliato e allora? Copriamo tutto. Ah, stavo sbagliando tastino. L'armonizzazione sulla parte che faccio io di chitarra, più la parte di rap, evidentemente. Doppiata, perché comunque lui la fa live. Si fa anche... Hai capito Giacomino? From Easy Lee. Strano che non ci sia una base qua, c'è una mano sinistra. C'è solo la mano destra. Fuori tempo qua, adesso lo correggiamo. Ok. Correggiamo io subito ti, qua. Ti prima prego che... subito di fare un bel quantize.
Qua secondo me sono qua un po' inciampato. Sì, questa qui deve cominciare sulla riga di qua. Esatto. Sì, giusto. Ok. Quello che faccio io. Sì. Questo però è un MP3. Io lo rifarei. Vabbè, sono quattro note, le possiamo rifare al volo. Vediamo se esiste uno strumento che si chiama così. Sì, bassoon c'è, sarà in quel caso lo facciamo al volo, così ci togliamo il pensiero. Quindi nuova traccia MIDI, software instrument, e vediamo se esiste questo bassoon. Eccolo qua. Bassoon solo, come Han Solo. È tipo un clarinetto. Ma prendiamo la nostra tastiera. Benissimo. Questa che parte è la parte dell'assolo, quindi sarà... È più grave. Non è uguale però. Ah, perché probabilmente abbiamo scritto lì bassoon, ma è un... Zitto? No, è un cello. È un synth. È un cello. Un cello o un synth? Vediamo. Un violoncello. No, si sente proprio la... l'arco. Sembra quasi un synth. Non ce l'ho, no, ti dico che è un cello perché non ce l'avevamo ai tempi su Cubase, quindi sono sicuro che sia un cello. Vedi che questo è più legnoso? Senti? Metti, cioè, perché hai messo solo cello? Sì, questo è... sì, solo cello. Okay, senti, prova l'ultimo, vediamo, giusto per curiosità. Che cazzo era? Vedi, qua senti il legno, Invece qua no. Qua non c'è il legno, questo è un synth. Proviamo qualche... Allora, il mondo dei synth è enorme, quindi... cioè, perdiamoci non troppo tempo, vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa, altrimenti... guarda che è così più o meno. Sì, che c'è, vi avvisiamo effetto... che MSC Sinfonia sta per salpare dalle coste della Sicilia. Però potrebbe starci. Sì. Okay. Vabbè, iniziamo da qua e poi dopo... una prima e così. Beh. Facile e indolore. Allora, qua dobbiamo stare al 100% del volume. Sì. Quindi io farei... ci sta. Anche qua io e Max facciamo la parte armonizzata e sotto c'è la chitarra backing. Ricominciamo ancora da dove eravamo prima. Allora, Nobody è un grande tema, signore. Allora, perché Nobody abbiamo fatto un po' un pasticcio, che abbiamo iniziato a fare la base in un modo... diamogli un occhio. Allora, qui in realtà... secondo me qua vanno registrate le voci da capo e basta. Tutto il resto per me dovrebbe essere già... ma quasi un suono al contrario. Mettilo... potrebbe essere, sai? Ha quell'effetto. Sì, proprio così.
come dice, scusi? Porco due. Sì, non ci avevo mai fatto caso. Allora, noi quindi live la facciamo con l'ingresso di questo orologio, che sarebbe come fanno nel video, mentre loro live sì. Questa cosa non la usano, però a noi ci piace. Ah, noi la mettiamo. Cazzo, anche perché noi abbiamo il video in background e parleremo di come verranno fatti voi, di come vengono fatti quei video. Questo invece è il click che ci entra in cuffia. Sì. Ovviamente è sfasato rispetto all'orologio, quindi... Sfasato perché tra l'altro il punto è che l'intro, questo orologio, sembrerebbe già il tempo, no? Ma non lo esatto. è. Poi infatti, noi dobbiamo cominciare come... Praticamente l'orologio non è a tempo. No. Quindi iniziando con l'orologio, uno prende il tempo su quell'orologio, in realtà la canzone ha un altro riferimento che è questo del click. Tra l'altro io ho visto questa cosa qua, ma l'avevi messa tu o Caciotti? No, queste qui le ho messe io dopo perché... Ovviamente non ho una vita privata molto libera, quindi che cazzo fa... Cioè, non molto libera, molto occupata, quindi sono al burro. Guardo tutte le cose che fa Brooks, sì. Beckerman, live, punto numero uno. Punto numero due, qualche tempo fa è uscito su Dramio, non so quanti sì, seguiranno questo sì, canale, sì, sì. In cui lui fa una specie di drill down di quello che suona e... C'è anche un pezzo di Nobody in cui spiega... Aspetta, per Nobody mi devo mettere questo cappello. Ovviamente. E devo anche dire... Nobody. Spiega che live non hanno niente sotto, quindi il Charlie che si sente andare in... tutto dritto, costante, è lui che è un figlio di puttana e lo fa perfetto, no? Però poi salutiamo Brooks. Ciao Brooks. Però studio, ha detto, studio, invece ci sono i... Sì, ci sono dei trigger probabilmente. Esatto, quindi io stavo cercando certo. Sempre perché sono un maledetto perfezionista. Proprio termine tecnico. Bipperemo questo contenuto. Stiamo mettendo sotto l'hi-hat e soprattutto il doppio ride. Sì, perché ecco, bravo, ha detto una cosa fondamentale. Lui l'ha registrata con un doppio ride. Io sì. Di ride, quindi live si trova a suonare così, aperto. Sì, tu praticamente... Ah, lui ha due ride live? Nella registrazione. O usa il no, nella registrazione. Charles. Poi live ha campana del ride e campana del crash in alto. Ok. Quindi la suona un po' E tu come così. Lo fai? Io invece lo faccio sul Charlie, con la sinistra, e destra con okay. ride, che viene un effetto... Praticamente identico, un però... Un po' più secco da una parte, diciamo. Esatto, è più secco da un'altra. Vabbè, gli dai una sorta di layer che diciamo che squadra un po'. Corretto. Perché comunque poi i suoni che ci fanno live... Cioè, nel senso, immagino che il suono di Red e di Charles di Nobody, che è così... Non è lo stesso suono metal delle altre canzoni. No. Quando andiamo live ci fanno i suoni generici. Sì. E quindi giustamente qua sì. Hai bisogno un po' di roba un po' più secca. Esatto. 1, 2, 3, 4. Ok, eccoci qua. Ecco, vedi come entra il... Questo suono siamo stati in grado di riprodurlo con l'FM3. Perché per fortuna condividiamo la marca del Lamp Modeler che utilizziamo. Ovviamente loro usano la versione da 7.000 euro. No, 7.000 euro no, però mi pare che costi 3.500. Quello loro è un rack, insomma, noi abbiamo preso quello piccolino. Però insomma siamo riusciti a riprodurre questo suono. Quindi qua non abbiamo bisogno di parti diciamo di supporto. Questo Charlie sotto mi aiuta a fare uscire il suono un po' più come vorrei che si senta, ossia come il cazzo di MP3 dell'album. Certo. Qua abbiamo il flanger, ne approfitto, perché qua in realtà è la prima volta... Cioè questo stacco qua non lo fa. Ho fatto caso che questa cosa c'è anche nel ritornello. Quindi dopo ce lo copiamo anche nel ritornello. Quindi qua praticamente parte sto flangerone e noi l'abbiamo rifatto più o meno così. Senti. Diciamo non è proprio uguale a quello che abbiamo trovato, però prende l'idea. Cosa mi sembra un po' troppo squillante.
No, qua vanno rifatte le voci. Ma le voci vanno rifatte perché queste sono degli output preso da un altro programma, eh? Insomma, qua vanno rifatte. Jake, devi tornare in studio. Ma ho l'impressione che sia tutto strapieno di alti, non è che c'è qualcosa nel master proprio. Il fatto che queste note finiscono prima e mi mandano un po' ai matti. Questo è il piano invece, bom bom, mamma mia ragazzi. So high. Questo ti prego, sto impazzendo, toglimi la curiosità se c'è qualcosa nel master che mette a palla sti alti. Qui entriamo nel magico mondo patato, sì, degli Avenged. Suonata alla fine è tutto corretto perché è una delle ultime che abbiamo fatto. Il resto viene fatto da noi. Sì. Ovviamente, se no che cazzo suoniamo a fare? È scoppiata una palla di cannone, sì, a caso. Cos'è? Ah, questo qua potrebbe essere... È lo stacco tra l'originale. Esatto. È il transiente di prima. Sì. È il transiente dello stacco loro, diciamo. Sì, perché qua noi prendiamo la parte così com'è. Loro poi tra l'altro live la fanno sempre diversa con questo vocoder, non so che cazzo usano, però alla fine mi piace molto di più quella dell'album di come la fanno loro live. E quindi alla fine abbiamo preferito tenerla così. Questa è una cosa da correggere assolutamente. Una cosa da correggere, perché quel transiente lì poi causa, ok che ci piace spaccare sempre tutto, però causa un eccesso di volume. Beh, possiamo vedere se ci sono solo le voci online con l'intelligenza artificiale, ce ne va a prendere solo il pezzo senza il transiente, dopo andiamo a vedere. Ma secondo me sarà già, ormai è passato un anno praticamente, quindi saranno già anche su YouTube le tracce separate, secondo me, senza che andiamo a cercare la traccia con l'intelligenza artificiale. Ah, qua si carica un po' di più. Tra l'altro qua ci siamo presi io e Jake qualche libertà. Qualche libertà artistica da squagliati probabilmente. Sì, sì. Senti che figo. Dovremmo commentare queste cose come fanno loro in inglese. Oh wow! Oh wow! Yeah. That's pretty amazing! Nobody. Nobody. Sembra che venga dall'aldilà, porca troia. Viene dall'aldilà. Questa è la fine. Questo di suono di click è vecchio, lo devo rifare. Questo è strings suonati da noi, poi dopo con i plugin per fare il vibrato giusto, vibrato, però sì. Cavolo, sono veramente uguali.
cioè sono veramente molto simili. No, voi li avete registrati lisci, diciamo, il vibrato. Mi sono accorto io che non c'era il vibrato. Sì, sì, l'ho metti messo, successivamente. Messo dopo. Facilissimo questo assolo. Dai. Questo qua lo devo togliere, cioè l'avevo registrato ma non mi serve. Era il fischio che fa con la chitarra, ma lo faccio live. Questo lo possiamo anche... batteria qua che... difficile sta parte proprio la batteria, porca troia. Tra l'altro il signor Brooks, che salutiamo sempre cordialmente, mi costringe a dover comprare un altro piatto. Questa mi sembra a posto, tranne per le voci di Jake, che salutiamo, ma se le devi rifare. Bisogna rifare le voci, bisogna vedere le Q. A me dispiace molto per Jake. Allora. Ecco, qui si apre un grande tema. Questa qui secondo me l'abbiamo fatta molto meno... Mamma mia, Salvo, cosa sto vedendo? Questa è tutta MP3, questa va risuonata tutta. Va rifatta. Questa va rifatta, però... E rifacciamola. No, ma pure questi spazi di volume, no? Questa va... va proprio... vabbè. Rifatta. Allora, dato che questa va rifatta e ci vuole un po' di tempo, noi concludiamo, la balziamo per adesso... E magari poi la riprendiamo offline dopo, ce la suoniamo. Ma sai cosa? Ti dico la verità, mi piace più suonarle le cose, perché mi scelgo il suono, certo. Poi entri nell'anima della canzone, no, quello cioè, vedere le note che fai, cazzo c'è questo suono, mettiamolo, cerchiamolo. Anche qua vedo tutto blu e questo mi preoccupa veramente tanto. Sì. È molto grave, Salvo, anche questa qua va rifatta tutto. Questa secondo me è uguale a Roman Sky. Questa va rifatta. Hanno suonato. Cioè, sto campanello è un po'... è vecchio. Qui ringraziamo il signor Portnoy, che ci ha fatto delle parti altrettanto difficili. Anche se, non so se avete visto, sempre su Dramio è venuto fuori un documentario su The Rev. Sì, l'ho visto. Vi consiglio vivamente di guardare, perché oltre a spiegare il personaggio vi fa vedere anche quello che è il modo di vivere la band, no? E dicevamo, il signor Portnoy non ha fatto altro che riprendere le stesse identiche parti che aveva già pre-registrato ho visto. The Rev su una... su una demo. Su una batteria elettronica. Però ti posso dire, conoscendo Portnoy come suona e conoscendo tanto i Dream, secondo me ci sono alcune parti, specialmente in questa canzone, che secondo me sono... hanno la sua influenza. sono un po' troppo di Portnoy, però... hanno la sua influenza, nettamente. Un esempio ne è questo fill, è il fill alla porta, non ce n'è. Jake, se non fosse sardo, queste cose non le potrebbe fare, cioè, è incredibile, bellissimo. Questa l'ha registrata all'interno di un nuraghe. Esatto. Capito. Queste parti qua, svegliamo una curiosità, non si possono fare live perché tu, cioè non puoi... non puoi parlare così. Live, cioè ci vorrebbe un fonico che ti segue, che in quel momento sta utilizzando magari un compressore o un limiter diverso per farti uscire... la cosa sospirata, quindi la trattiamo in questo modo. Ma c'è anche tutta una questione di feedback, di fischi, rientrerebbe un po' tutto, quindi, cioè. via. Questa chitarra qua
l'hai registrata quando non avevi ancora il sistema che hai adesso, quindi... Questo mi sa che è il pod, sai che c'hai ragione tu? Sì. No, non è il suono che hai adesso. Porca troia, che merda! Questa lurdia proprio, un termine anche qui tecnico. Non si capisce neanche un'armonica. Vabbè, lo rifaccio volentieri. Però qua il concetto è... Io e Max facciamo le armonizzazioni, quindi c'è una base sotto, e più i cori. Ok, qua uguale. Con gli andati traverso. Stava scatarrando. La chitarra la rifacciamo al volo. Se vuoi la rifacciamo anche subito, tanto la chitarra veramente non ci metto niente. Per esempio questa parte qua, secondo me c'è molto Portnoy in questa parte qui. Il ride portato in questa maniera. No, quando fa tutte le cose sugli splash. Anche. Sì. Sì. Qua Portnoy 100%. Sì. Sai cosa mi ricorda? Cazzo si chiama il nella parte score. Bellissima. Vabbè, piccolo. Questa parte è bellissima. Vai, piccolo off topic, vai. Il live score, sì. Quello lì in cui lui ha la maglia con che ha disegnato il frac, non so che cazzo. Sì. Vabbè, il live penso sia il live più bello che ho visto di Portnoy, proprio consumato. E, quale cazzo è il pezzo che dura 20 minuti? Porca, non mi ricordo. Portnoy. Mamma mia. Questa era senza dubbio quella che c'era venuta fuori il meglio di tutte. All'epoca con sì. Il vecchio sistema. Qua c'è un'esplosione che non abbiamo qua. Mai messo. È molto grave. Ma questo è un mega gong. O è quello. Sì, sarà quello. No, sì, nemmeno sembra. Sai cosa sembra? Sembra quasi il motore di un aereo quando passa, no? Oppure il. È un misto. Sì, un misto scoppio gong forse. Cioè, molto. Si propaga da. C'è un decay veramente. Sì. Glielo mettiamo? Certo che glielo mettiamo. Do 4 e lui canta sull'1. Sull'1? Sì. Ma quindi è normale. Per comodità, eh. Tonight. Per me sarebbe scomodissimo. Anche per perché me. Perché per me il night è l'1. Esatto, sarebbe tonight, esatto. Normalmente sarebbe così, però esatto. Questo fa parte diciamo delle personalizzazioni che ci facciamo. Infatti qua tu il click poi è tutto flat, perché altrimenti qua ti troveresti col 3 devi di nuovo risalire. Esatto, anche questa qui in realtà è un concetto che appartiene al passato, dovremmo rivederlo. Questo qua teoricamente dovrebbe essere così. Esatto. Tonight. Esatto. Però mo te lo metto a posto, sennò. Anche questo secondo me non è cioè non, loro non so se nelle pp3 c'è, però diciamo è un arricchimento che. Ed eccoci qui di nuovo con la chitarrina. E abbiamo detto su Semi ci possiamo registrare i ritornelli. Sentiamo la differenza di suono. Tra la vecchia e la nuova. Vai.
Senti che armoniche che c'ha. Che troia. Un giocato, questo è un giocato. Un walkie talkie, cazzo. Allora, questo riff lui lo fa comunque il re. Ok, quindi tutto sommato armonicamente non gli dà fastidio. Però magari... Ah, gli fai una curva... Cioè, se non mi sbaglio qui, tu puoi... Ecco qua. Ok. Questo lo fai live? Sì. Ok. Mi diverto qua. È veramente un botto che non la suono sta canzone, eh? Ma veramente tanto. Quindi sì, Jake, hai ragione. Me la devo ripetere. No. E basta, il resto sono solo MIDI che dobbiamo rifare, come abbiamo detto. Quindi salva, esci. Cosa abbiamo? Ah, Scream. Scream, non mi ricordo nemmeno se c'è... Non mi ricordo nemmeno la canzone. Jake... Come...